Le piccole imprese al G7, siamo la chiave per far ripartire l'economia. L'autotrasporto intravede la ripresa, ma pesano costi gasolio e carenza di personale. Nasce Artisanal Evolution per rilanciare l'eccellenza della moda artigiana italiana. Revisioni auto, l'allarme di Anara sui rischi del nuovo sistema di pagamento digitale. Porre le piccole imprese al centro delle politiche per far ripartire l'economia mondiale colpita dalla pandemia. È l'appello che Confartigianato e le organizzazioni delle piccole imprese e dell'artigianato dei paesi del G7 hanno condiviso e rivolto proprio ai leader dei 7 maggiori stati economicamente avanzati del mondo, riuniti dall'11 al 13 giugno in Cornovaglia. Siamo pronti, ha detto il presidente di Confartigianato Granelli, a impegnarci con i governi del G7 per affrontare tutti insieme la sfida della ripresa economica. L'autotrasporto merci, composto per il 53% da imprese artigiane, intravede qualche segnale di ripresa, ma sul settore pesano l'alto costo del gasolio e la difficoltà a reperire personale. È la fotografia scattata dall'ufficio studi di Confartigianato, che mostra trend positivi per investimenti in mezzi di trasporto, aspettative su ordini e domanda, volumi di traffico pesante. A frenare il settore sono invece i rincari delle materie prime e i problemi a trovare il 38% dei conducenti necessari alle aziende. La Camera Showroom Milano lancia il format Artisanal Evolution in collaborazione con Confartigianato Moda, il patrocinio del Comune di Milano e il supporto di Camera Buyer. L'evento espositivo è stato ideato per rilanciare Milano durante le Fashion Week, ma soprattutto per creare un network fra gli showroom già associati a CSM, a partire dalle vendite della stagione primavera-estate 2022, le cui prime collezioni saranno mostrate durante la prossima edizione di Milano Moda Uomo, in programma a partire dal 18 giugno. Il 13 luglio cambiano le modalità di pagamento per le operazioni di revisioni auto e moto. Da Poste Motori si passa alla piattaforma PagoPA, una migrazione che preoccupa i revisori auto di Anara Confartigianato, che ha chiesto un incontro alla motorizzazione civile per alcuni chiarimenti. Il presidente dei revisori auto di Confartigianato, Vincenzo Ciliberti. La funzionalità del meccanismo di pagamento è essenziale per l'operatività dei centri di controllo. Il rapido passaggio al nuovo sistema potrebbe causare disservizi e criticità per le aziende.